Allora, abbiamo l'artista Mira Di Cinto e l'organizzatore della mostra Giorgio Del Bono. Buonasera. E qui abbiamo molti bei quadri, questo in particolare dell'artista Mira Di Cinto. Che rappresenta questo quadro? E ce lo può illustrare la pittrice stessa? Rappresenta una Valchiria a cavallo, una guerriera. E questo quadro è realizzato a rilievo con una tecnica. Sarebbero cemento, colla, vetro resina e così via, con i colori acrilici e anche tempere grasse con la colla, eccetera. Colori acrilici, cioè che vuol dire? Che tipo di colore? Una specie di olio, che cos'è? Una specie di olio, sì. Un idroil. Poi ci sono anche colori impastati col gesso, con la colla, insomma è una cosa un po' particolare alla quale si sta dedicando la pittrice, una tecnica particolare. Anche gli altri quadri. Oh, che rappresentano questi? Queste sono immagini mitologiche, e anche questi fatti con la tecnica a rilievo. Se vai vicino forse riesci a vederli meglio, i rilievi. Adesso la luce non è l'ideale, però non sono ideale nemmeno io, che sono stanco comunque, me lo stesso. Invece questo qui, convento, ma è un po' particolare, cos'è impressionismo, che cos'è? Questo era una chiesetta nata in un periodo particolare, è nata il Natale, era il periodo natalizio. Allora, prima è nata in un veramente modo, veramente è iniziato in una bufera di neve. Poi l'abbiamo interpretata in un altro modo, poi la signora, la pittrice, ha voluto aggiungere delle costruzioni geometriche per dare un po' di profondità, un po' di prospettiva. È una cosa suggestiva, un po' fiabesca, dove la pittrice si esprime molto con molta personalità. Un po' anche la bufera si vede. È iniziato tutto con una bufera di neve. Piano piano la bufera di neve è diventata una bufera di colori. Di colori. Wow, sì. Bellissima! Prevale molto, sì, il poi colore. Poi mi è venuta in mente la palla, cioè la boccia di vetro, quella con la neve che si rovescia, capito? E quindi si è fatto un po'... tipo un vetro in trasparenza, sì, con questa bufera di colori e di neve, e sullo sfondo si vede l'immagine particolare. È nato anche un po' il cavallo sotto, anche il cavallo, è vero, è una bufera di colore. Sì, una bufera di colore. Anche questa è di mezzo tra le immagini suggestive un po' particolari e questi colori, ma lei è gestuale, capito? Sì, si vede. Si muove molto. Si vede anche lì la gestualità, sì, ma anche la sua personalità. Sì. E il colore pure molto. Sì. Al titolo della mostra. Sì, il colore.